come in parte abbiamo, tra virgolette, dimostrato anche in queste due belle giornate, chiedo che cosa significa dialogo, dialogo, nell'epoca in cui il logos, discorso, linguaggio, nell'epoca in cui il logos viene radicalmente messo in questione, con internet, per esempio, del quale è stato detto che è la fine della libertà di parola per gli umani, espressione apparentemente paradossale, perché mai gli umani hanno parlato così tanto. Eppure è stato detto, e credo con un qualche fondamento, che internet è la fine della libertà di parola per gli umani. Ecco, che cosa significa questo nell'epoca, come dire, della tecnica onnipervasiva, nell'epoca degli algoritmi? La domanda, ripeto, è che cosa è, ne è del dialogo in un'epoca in cui l'essenza del logo stesso viene messa in discussione? Questa domanda, particolarmente credo rilevante, anche inquietante per certi versi, va letta anche accostandola a una seconda riflessione, quella che mette l'accento sul fatto che il linguaggio, potremmo da capo dire logos, ma voi sapete il linguaggio, logos, tradurre logos con linguaggio è un problema, ma assumiamolo per il momento per buono. Allora, noi sappiamo che dal punto di vista antropologico l'umano resta in qualche modo definito, non penso solo alla definizione aristotelica classica, androzoon, logon, eikon, ma proprio anche nella narrazione, nella narrativa antropologica, l'uomo viene, l'emergenza dell'uomo viene spiegata in qualche modo, certo la postura eretta, certo lo sviluppo encefalico, eccetera, ma in gran parte soprattutto proprio dall'emergere del linguaggio. In qualche misura possiamo dire il luogo è il linguaggio, il luogo dell'umano è il linguaggio, l'uomo è il linguaggio in qualche misura. Non cosa che poi Heidegger in qualche modo ha detto, ma intendiamolo in un senso in questo momento anche molto antropologico. L'esperienza dell'umano, ciò che gli consente di staccarsi, di prendere il largo dall'esperienza animale, quale noi l'abbiamo conosciuta e la conoscevamo fino allora, è proprio il linguaggio, certo unito ad altre concause. Allora, alla luce di questa riflessione, ci si può chiedere se quella trasmutazione radicale del linguaggio che sta avvenendo per via tecnologica non implica una trasmutazione radicale dello stesso umano. Sapete che si parla sempre più frequentemente di postumano, di transumanismo, eccetera, eccetera. Allora anche qui una seconda domanda che riprende la prima. Che cosa ne è del dialogo nell'epoca in cui i dialoganti rischiano di essere elementi anche molto, molto diversi da individui umani? E voi capite la rilevanza di domande di questo genere. Che cosa ne è della democrazia nell'epoca in cui il dialogo viene radicalmente stravolto per via del radicale stravolgimento del logos? Ecco, in subordine quest'altra domanda dalla quale eravamo partiti: che cosa ne è della filosofia italiana nell'epoca di questo stravolgimento tecnologico? Cioè, che cosa ne è della filosofia italiana intesa come filosofia del dialogo nell'epoca di questo stravolgimento tecnologico, nell'epoca di quella che credo potremmo chiamare per certi versi questa specie di neospeciazione, queste nuove forme di vita che stanno prendendo o hanno già preso possesso della vita sulla Terra? Stravolgimento del logos vuol dire stravolgimento di tutta quella parabola che va dalla episteme, parola greca, alla scienza, parola latina, alla technology, che dico in inglese perché ovviamente oggi la lingua dominante è l'inglese, dove accade quel rovesciamento per il quale la scienza garantisce l'accordo dell'umano con la natura e con gli altri uomini, sostituendo i propri artefatti, cioè le proprie teorie,
pacificazionismo popperiano, diciamo, mentre la tecnologia, la technology rovescia questa impostazione, perché garantisce l'accordo con la natura e tra gli umani stessi mediante la sostituzione della natura con oggetti che vadano d'accordo con gli artefatti umani. Nel caso della scienza si dice: se non c'è accordo, l'uomo sostituisce il suo modo di vedere la realtà. Nel caso della tecnologia la risposta è: se non c'è accordo, sostituiamo la natura. Problema estremamente spinoso nel momento in cui la natura che deve essere sostituita è la natura umana nella sua totalità. Ecco, questa è la conclusione. Porre questa domanda: che cosa ne è del dialogo che ovviamente sottintende il dialogo interumano in questa epoca? E a questa risposta veramente credo che solo un dialogo davvero socratico potrebbe dare una risposta. E è quello che spero che si avvierà in qualche modo, ma anche le modalità stesse del dialogo saranno decisive perché si possa dare una risposta a queste domande. È chiaro che molte delle cose che ho sentito, molto intelligenti, molto interessanti, sono già, adesso non ho il tempo ovviamente per elencarle, ma tanti, praticamente in ogni intervento ho sentito delle cose che forniscono delle indicazioni di risposte estremamente interessanti a questa questione che sto ponendo. Però, ripeto, solo un dialogo nel quale uno è in grado di dire davvero quello che gli sta a cuore e l'altro, come ci insegna Socrate nel Teveto, l'altro svolge il ruolo di chi lo aiuta a partorire la sua verità. Quindi non un dialogo nel quale si discute per duellare appunto per vedere chi vince, ma il dialogo nel quale si discute per aiutare ciascuno l'altro a partorire la propria verità, con l'idea che poi la verità è il luogo che in qualche modo accoglie. Allora, ripeto, ho concluso nel senso che ho posto il problema. Adesso però devo anche in qualche modo eseguire il compito che mi è stato assegnato. Ritorno alla partenza del percorso che arriva a motivare il senso di questa domanda. Si è detto la filosofia italiana come filosofia del dialogo. Allora, si pone qui il problema di questo tipo, un problema di questo tipo: come la mettiamo con la verità? La verità intesa nel senso più forte, innegabile. E qui alludo a quell'aspetto della tradizione italiana che è rappresentata emblematicamente da Severino, di cui sono stato allievo, cioè quello appunto che accettiamo questa verità innegabile. Ora è evidente che a colpo d'occhio pare che la verità innegabile, assoluta, come vogliamo chiamarla, è incompatibile con il dialogo. Potremmo dire: la verità è di per sé chiusa, chiudente, chiude la questione, ho detto la verità, punto a capo, mentre il dialogo è costituzionalmente aperto, come dire, inesauribile, abbiamo sentito in Paris, eccetera, eccetera. Ecco, perdonate ovviamente l'estrema sinteticità con la quale tratto temi che richiederebbero, richiedono una vita, ma insomma comunque richiederebbero un pochino più di tempo anche solo per essere esposti. Quindi li presenterò in maniera molto sintetica. La verità, dicevo, appare incompatibile col dialogo. Una volta ho scritto un saggio relativo a un incontro che era intitolato Dialogo con Emanuele Severino, e io ho scritto un saggio intitolato Te lo do io il dialogo, punto esclamativo, sottintendendo un po' scherzosamente che con colui che si presenta come rappresentante della testimone della verità il dialogo non è possibile, perché la verità detta, non per così dire. Questo, per carità, non prendete, è una semplificazione estrema il corso di Severino, in qualche modo ne è un tradimento, ma sto solo ponendo il problema almeno anche di una certa recensione del suo discorso. Ripeto, il problema è: come fai a restare in qualche modo fedele alla idea della verità e nello stesso tempo accettare come luogo della verità filosofica il dialogo? È posto che ho fatto io
Se la verità viene intesa come un gesto gigante e quindi negativo, cioè se la verità viene intesa come qualcosa che nega qualcosa, e questo qualcosa deve essere la non verità, perché ovviamente la verità nega la non verità, ecco, accade una cosa molto particolare, perché la verità, sto sempre parlando della verità innegabile, assoluta, eccetera. La verità innegabile è tale ed è definita dal fatto che persino la sua negazione la conferma. L'opposizione del positivo e del negativo, se oppone ad essa, confermerebbe tale opposizione. Nel mio gergo, che presento in maniera ultra sintetica, la negazione si presenta come l'innegabile, perché chi negasse la negazione con ciò stesso la confermerebbe. Direte, sono giochini, e va bene, sono giochini, mi rifaccio all'idea dei giochi logici, io faccio i giochini logici, in riferimento ai giochi logici, ai giochi linguistici di Wittgenstein. Allora, la cosa interessante, no, è questa, che quello che ho appena detto, che va tutto pensato, meditato, dimostrato, ci dice che la verità, se la verità innegabile assoluta, se viene pensata come negativa, negante, negativa, viene a contraddire se stessa, perché viene a negare una non verità che è definita dal fatto di essere qualcosa che conferma la verità. Allora, torno a dire, difficile, ma è emerso anche nei dibattiti che abbiamo fatto precedentemente, Cacciari, Vattimo, Pareson, eccetera, Vattimo, tutti si guardano in qualche modo dal negare il fondamento, la verità, capiscono che lì c'è un problema veramente scottante, però la tendenza è quella che in qualche modo poi però chi può avere la pretesa di dire la verità, giusto? Allora io presento questa formula, che è solo una formula con la quale fare i conti, non è che dico questa è la verità, però riflettiamo insieme su questa formula. Verità assoluta o verità innegabile, però le due cose sono diverse, quindi scegliete voi, dovrei parlare molto a lungo per distinguere queste cose. Diciamo, in questo momento, verità innegabile è che la verità si determina rispetto alla negazione, cioè al negativo. Ecco, verità innegabile è che la verità si determina rispetto alla negazione. E il giochino dell'elenco è questo. Se qualcuno si prova a negare questa proposizione, con ciò la conferma. Ma qui adesso voglio fare un altro passo, due altri passi. Uno, sottolineare che quando si parla di questa innegabilità della negazione del negativo, va sottolineato il fatto che il negativo di cui si sta parlando è il dolore della vita degli umani. Il dolore è definito dal fatto che è ciò che implica il proprio rifiuto. Hai mal di denti perché questo va insieme a una voce di qualcuno che dice basta, fatelo cessare, portatelo via. Il dolore è ciò che implica il proprio rifiuto. Il negativo è la forma del dolore, ciò che implica il proprio rifiuto. Dal punto di vista, e questo per dire che sto parlando della vita concreta e reale, dal punto di vista formale questo vuol dire che la verità, che pare essere ciò che non puoi scuotere, ciò che non puoi contrastare, ciò che ti si impone, eh sì, forse ti si impone, ma ti si impone nella forma che, se essa verità si presenta come negazione, si presenta immediatamente come autonegazione, cioè come contraddittoria. Allora, lo dirò in breve, anche se capisco che andrebbe articolata in maniera molto più dettagliata, ma naturalmente non c'è tempo. Questo vuol dire che è la verità stessa che ti impone, tra virgolette, di arrivare al dialogo come luogo della verità. Perché dice, guarda che io sono lungi dal negare qualsiasi cosa, perché nel momento in cui negassi contraddirei me stesso. Quindi il gesto della verità nei confronti dei discorsi è quello che io chiamo onialetismo, ma questo non ha importanza, voglio dire, è il gesto con il quale
si accoglie il discorso dell'altro come tale che esso è in qualche misura necessariamente vero. Perché se io verità dovessi negare quel discorso, contraddirei me stesso. Allora l'atteggiamento della verità nei confronti del discorso è proprio quella dell'accoglienza del discorso altrui, attenzione, come verità. Allora voi capite che qui trapassiamo una dimensione del dialogo veramente, veramente filosofica, ma anche un po' di altro tipo, vorrei dire mistica. Una volta, se ho ancora qualche minuto, concludo nominando solo il nome del mio altro maestro Raymond Panikkar, di un mio altro maestro Raymond Panikkar, che parla di dialogo dialogale e che interpreta il dialogo come un diaton logon, attraverso, bisogna perforare, attraversare il linguaggio per arrivare al cuore dell'altro, ma non per colpirlo, se vogliamo colpirgli il cuore, ma non con una freccia che lo uccida, ma con una freccia, con una parola che lo faccia vivere e che riconosca la verità dell'altro. Questo è il dialogo che emerge dalla verità, è la verità stessa che si spoglia, come dire, della sua arroganza negativa e presuntuosa. Allora, finché restiamo all'idea per cui laddove c'è il linguaggio, il luogo della negazione, c'è o conflitto, duello tra posizioni, o la verità di chi dice io dico la verità, te la impongo e tu te la devi beccare, che ti piace o che non ti piaccia, e questo è all'interno del linguaggio negativo, ecco che allora si apre la possibilità di un dialogo che va inteso come il luogo nel quale la parola è vera nella misura in cui accoglie la parola dell'altro come vera, anche quando questo non è chiaro, non mi è chiaro, ma io so che in qualche misura debba essere vera. E per concludere, ovviamente, voi capite che questo atteggiamento richiede la costruzione di luoghi costruiti ad hoc e pensati ad hoc, perché un atteggiamento, perché il significato delle parole, questo lo insegna perfettamente il secondo Wittgenstein, dipende dal contesto in cui si colloca. Allora occorre creare appositamente dei luoghi governati da regole che corrispondono a quest'idea, cioè dall'idea, dico in maniera ultrasintetica, che la mia parola intanto è vera in quanto riconosce la verità della parola dell'altro. Ecco, questo richiede la creazione di spazi e luoghi ad hoc. È quello che io ho cercato di fare un po' in tutta la mia vita, che ho fatto, mi sarebbe interessante parlare del come e del... Pronto? Sì, va bene. Allora, c'è stato uno stacco, mi sentite? Sì, bene. Allora chiudo davvero, occorre la creazione... creare spazi ad hoc, ed è quello che io ho cercato di fare con i seminari aperti pratiche filosofiche, con tutta una serie di altre esperienze delle quali adesso non parlo, che chissà che nel nostro dialogo futuro si possa parlare. Vi ringrazio di nuovo. Va bene, ringraziamo il professor Luigi Lopardi per questo contributo, ci abbia offerto tutta una serie di sollecitazioni che in qualche modo toccano anche tutte le problematiche del presente, dalla messa logos a seguito dei condizionamenti di tecnologie invasive e pervasive, alla riproposizione dello statuto del dialogo socratico, che sarà un dialogo negativo, aperto, spiazzante, disturbante, e in questa seconda parte, secondo me, ecco, qui c'è, come dire, il cuore del suo intervento, laddove la verità, in qualche modo, una verità che in qualche modo mette in discussione se stessa e che a un certo punto si determina rispetto al negativo. A me sembra di poter dire che questa concezione di verità che propone il professore sia quasi, però non so se sbaglio, una sorta di verità porosa, cioè una verità che in qualche modo veramente
guarda, guarda, lo, guarda se stessa come uno specchio infranto, proprio per aprirsi e per poter consentire spazi dialogici, perché in realtà la questione del dialogo filosofico evidentemente tocca sia l'aspetto teoretico sia anche l'aspetto etico di apertura e quindi anche di dialogo e anche di trame, come dire, relazionali. Allora, qualche minuto di discussione c'è e abbiamo qualche minuto anche per concludere e vediamo se c'è qualche quesito da porre. In quei interventi ovviamente sia all'intervento del professor Cantarano che anche rispetto all'intervento del professor Luigi Verotarca. Prego, se ci sono dei quesiti in maniera sintetica. Potrei tornare sul passaggio che mi sembra significativo, che ha detto all'inizio e poi forse ha ripreso alla fine, cioè che nella, diciamo, presa tragica della questione, potremmo dire, tra i cristianesimi, diciamo così, che il cristianesimo ricorda la dimensione costitutiva del politico che ci parla nel suo discorso di uguaglianza, per esempio, della democrazia. L'ordine lì costituisce la premessa della politica. Ecco, questo non sarebbe realizzabile nella prospettiva. Ora il punto che mi sembra da sottolineare è questo: il ricordare al politico, l'elemento del ricordare al politico, e nell'intervento di Tarca mi colpisce la questione, forse c'è un'analogia, il fatto che la verità stessa che impone di arrivare al dialogo. Per esempio, in una, diciamo, considerazione, noi abbiamo parlato anche a casa tua, vero, della questione paleoantropologica, adesso neanche adesso, tu dicevi mistica, io direi biosfera noosfera, dove in una strana considerazione di, non so, tra filosofia di Salvador Dalì, sul realismo Debord, si arriva a questa idea che in una considerazione della rappresentazione come forma di rovesciamento, di inversione, così, nella teoria dell'immagine di Floreschi, si arriva a dire che non si tratta, per esempio, di una semplificazione, è stato fatto nella filosofia di Merleau-Ponty, si dice, non è tanto, se uno legge l'œil et l'esprit, si tende a dire, beh, non tanto noi guardiamo il quadro quanto il quadro guarda noi. Mi sembra riduttivo, invece occorrerebbe spingersi, e chiudo, no? È una provocazione, a dire che il quadro, per esempio, non so, Gauguin, ma si potrebbe dire l'icona, no? Nella ricerca che stiamo facendo noi, non tanto rovescia lo sguardo, quanto, oltre a rovesciarlo, in più abbassa gli occhi. Cioè l'icona stessa che fa un fading del suo aspetto ruffiano, del suo aspetto accalappiatorio, del suo aspetto cattivante, del suo aspetto ipnotico, la stessa dall'interno. Bene, grazie Michele, vediamo se c'è ancora qualche altro quesito. Professoressa Chiome deve venire qui forse, no? No, c'è bisogno. Prego. Forse sì, un momento. Volevo chiedere al professor Tanca, che ha esordito con il metodo dialogico socratico, volevo chiedere cosa ne pensa dell'utilizzo del dialogo socratico nella didattica scolastica. Questa è una questione che mi interessa molto, perché io in effetti insegno in un liceo romano e cerco di attivare nei ragazzi un dialogo che, per così dire, imita quello socratico-platonico che possiamo ritrovare nei dialoghi. Allora, una delle difficoltà, secondo me, dell'insegnamento della filosofia nelle scuole è proprio questa, quella di riuscire a effettivamente mettere in pratica questo dialogo di tipo socratico. Non è facile, anche perché, lei ha insistito molto su questo e condivido pienamente quello che ha detto sul significato delle parole, sull'importanza che queste hanno,
E l'unico modo per far capire ai ragazzi, almeno per la mia esperienza scolastica, è così, è proprio insistere sul significato delle parole, sulle loro etimologie. Mi è piaciuto molto il suo riferimento al dialogo, inteso come dialogos, attraverso il dialogo. Mi piace di più rispetto invece al riferimento al logos inteso come linguaggio. Questo perché ritengo che la parola logos in greco sia molto complessa e il linguaggio è solo uno dei tanti aspetti che viene incluso. Però ecco, la domanda è semplicemente sapere come poter costruire un dialogo socratico a scuola efficace per insegnare ai ragazzi a comunicare e a usare le parole con il significato corretto e legato al contesto di cui si sta parlando. Grazie. Grazie professor Signore. Allora vediamo se ancora abbiamo qualche minuto per qualche altro intervento e poi lasciamo la replica ai nostri relatori. Bene, allora a questo punto possiamo lasciare la replica. Comincia prima il professor Cattarano, che è stato chiamato in causa, e poi al professor Verotarca. Sente? Sì, prego. Oh, sì, ecco, in che senso, diciamo così, il cristianesimo vanifica il corpo, no? Nel senso che il cristianesimo ricorda, no? Ricorda in questo senso, rammembra, ricorda, ma tutto secondo te, cioè che il bene, no? Il rappresentabile con le categorie del politico, cioè il bene non è rappresentabile politico, questo è Simone Weil, cioè il bene non è rappresentabile con le categorie del politico, no? Ma detto questo, tuttavia del bene, non possiamo smettere di tentare di rappresentarcelo politicamente con le categorie del corpo. Ecco la tragedia del mondo a cui alludo Gaggio, no? Nonostante il bene sia, no, cristianamente Paolo per i tecnici, Paolo, no? Seconda lettera ai Tessalonicesi, nonostante il bene sia, no? Nonostante siamo perfettamente consapevoli che il bene non sia rappresentabile con le categorie del corpo, ebbene, tuttavia, detto questo, tuttavia non possiamo smettere di provare, tentare, cercare di rappresentarcelo politicamente. Questa è la tragedia del politico a cacciare, no? È un po', diciamo, il conflitto weberiano tra le due etiche, se vogliamo, no? Non so se vi ricordate, insomma, una delle ultime conferenze di Max Weber ai suoi studenti, no? No? Famosa, celebre conferenza in cui dice, no, badate, insomma, che la politica, che l'agire politico è prassi, insomma, è attenzione, è prosa, no? È fare prosaico, no? È realismo. Realismo, attenzione, no? È una conferenza ai suoi ragazzi, agli studenti, no? Attenzione, bisogna essere, non badate, no? Le visioni, attenzione, mette in guardia i suoi studenti circa le utopie, no? Il profetismo, le visioni, no? Detto questo, dice Weber, no? Detto questo, una volta detto questo, consapevoli che la politica è attenzione quotidiana, no? a realisti, c'è uno sguardo realistico, no? Alle cose mondane. Beh, detto questo, tuttavia, non possiamo smettere di pensare all'impossibile.